Uomini e donne, anticipazioni, Gem, Giorgio e Tina, critiche e proposta alla redazione. Uomini e donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari, il pubblico si dice stufo delle stesse scene e fa una richiesta alla redazione. Tina Cipollari, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, un trio che, inevitabilmente, continua ad essere grande protagonista nello studio di Uomini e Donne. Nel bene e nel male, la storia tra Gemma e Giorgio e le continue intrusioni di Tina Cipollari fanno discutere e dividere il pubblico del Trono Over. Che però sembra mettere tutti d'accordo è la ripetitività che sta caratterizzando il programma negli ultimi mesi. Tra dei ritorni, Gemma e Giorgio sono sempre al centro dello studio di Canale 5 portando alla mente ricordi di una storia che è finita ormai 2 anni fa ma che la Galgani spera ancora di rivivere. Scene che portano il popolo del web a scagliarsi contro la redazione di Uomini e Donne, ma basta con Gemma e Giorgio, ma esistono solo loro in studio? Possibile che dobbiamo assistere sempre alle stesse scene? La redazione dovrebbe proporci qualcosa di nuovo, scrive infatti una spettatrice a casa tra molti. Tina contro Gemma e il Trono Over, il pubblico rumoreggia. Ma a destare le maggiori critiche sono le scene, spesso spiacevoli, che hanno come protagoniste le due dame. Tina Cipollari è solita attaccare Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne, irata di fronte al suo elemosinare amore a Giorgio Manetti come ad altri. Questo suscita scontri di fuoco che in alcuni casi hanno visto le due dame arrivare quasi alle mani. Ma non è tutto, parole come cretina, scema, squilibrata o ancora attacchi come ti do un ceffone sono parole spesso uscite dalla bocca della Cipollari e che hanno indignato i telespettatori, convinti che Tina è davvero eccessiva, talvolta addirittura volgare. Ma che scene sono queste? Maria De Filippi dovrebbe evitare che si arrivi a questa violenza gratuita.